Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Sono davvero onorata di poter intervenire in questo importante appuntamento nella storia di Unima, nella storia del nostro paese. 100 anni sono sempre un traguardo importante per il vissuto e altrettanto sono, credo, importanti per un'assunzione di responsabilità e di rinnovato impegno, che è il messaggio che colgo. Avete voluto lanciare in questo incontro, quindi parto davvero con il ringraziamento e l'augurio che tutto questo sia effettivamente un percorso che possa da qui non solo rinnovare e ritestimoniare la qualità di una storia importante, ma altrettanto mettersi a disposizione di tutta la storia che deve ancora essere scritta e che insieme potremo scrivere. Quindi grazie, un grazie ovviamente particolare al Presidente che ha voluto invitarmi in questa importante occasione e a tutte e a tutti voi. Io sono qui come Ministra delle Pari Opportunità, apparentemente in un ruolo atipico in un contesto come questo, ma le sfide nuove e innovative ci piacciono. Col Presidente ci siamo fortemente, direi, trovati in sintonia, soprattutto nello spirito che anima Uni e che anima anche oggi l'azione delle istituzioni e del governo di cui faccio orgogliosamente parte. Ed è il mio essere qui è perché parte ora un percorso nuovo del nostro paese che vede Uni come uno dei soggetti protagonisti nella sua costruzione e nella sua animazione. Mi riferisco in particolare all'introduzione della certificazione per la parità di genere rivolta alle imprese. È una misura storica, innovativa, che riusciamo a mettere finalmente in atto grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani nell'ambito della Next Generation EU. È un progetto apparentemente piccolo, se vogliamo, da un punto di vista del costo rispetto al resto del piano, ma è un progetto che avrà un effetto di leva straordinario, significativo ed è uno dei focus principali che abbiamo voluto inserire dentro al piano. Prima di entrare però nel merito di questo elemento sulla certificazione, che insieme ovviamente andremo a costruire, vorrei fare una premessa. Perché oggi e perché certifichiamo oggi, anche attraverso il mio essere qui, con questa collaborazione, un cambio di paradigma organizzativo, culturale, di approccio alle politiche per la parità di genere? Perché l'ipotesi da cui siamo partiti, l'assunzione da cui siamo partiti, è che la promozione della parità di genere, la promozione dell'empowerment femminile, e significa la ristrutturazione del nostro modello di società che porti le diversità di genere, che porti le donne e gli uomini pienamente chiamati ad essere, effettivamente ad essere protagonisti di tutti i soggetti, di tutti i contesti sociali. Non è ascrivibile ad una semplice questione di restituzione di un atto di giustizia nei confronti delle donne. Abbiamo individuato nella parità di genere una leva di sviluppo e di produttività, di generatività per la qualità sociale e per la qualità del futuro che andiamo a scrivere. E allora, se la parità di genere è tutto questo, è evidente che i processi attraverso i quali va promossa, costruita, certificata, monitorata, devono vivere intrinsecamente di questa assunzione. La promozione dell'empowerment delle donne e della parità di genere è benefica per la società, anzi, mi permetto di dire, è necessaria per scrivere quel modello di società nuova, inclusiva, resiliente, davvero fondata su uno sviluppo sostenibile di tutta la nostra umanità. E lo dico con forza, dopo anche l'esperienza che abbiamo vissuto della pandemia, che tanto ha messo in luce, attraverso il fatto che l'evidenza che le donne hanno pagato i prezzi più cari, di quanto invece nella valorizzazione di quell'esperienza femminile si possa trovare una chiave di lettura e di ricostruzione anche di un mondo per le imprese diverse. Ecco perché oggi introdurre una certificazione sulla parità di genere per le imprese non è da leggere come un atto di burocratizzazione dei percorsi, ma come un atto di incentivo galvanizzante rispetto alla intelligenza che il mondo imprenditoriale può e deve insieme alle istituzioni costruire per andare a disegnare un mondo del lavoro, della produttività, delle carriere delle donne e degli uomini che sia più capace di liberare le energie migliori che abbiamo, che sia più capace di connettere le energie migliori che abbiamo, che sia più capace di liberare in ciascuna donna e in ciascun uomo queste energie per essere tutti insieme una società migliore.
Io credo che il lavoro che possiamo fare nell'ambito della certificazione per la parità di genere sia un lavoro importante di scrittura di questo cambio di approccio culturale. Quindi sono grata a Uni anche per il lavoro che ha già iniziato a fare nel lavoro rispetto alla definizione della prassi per gli standard della certificazione, riferendosi a quello che è stato il lavoro del governo e delle istituzioni, penso in particolare alla strategia, alla prima strategia nazionale per la parità di genere. Un passo importante, fondamentale, è stato fatto da un punto di vista normativo. Oggi il nostro Paese finalmente è dotato non solo di una legge che introduce un meccanismo per garantire una parità salariale tra le donne e gli uomini, che è uno degli obiettivi prioritari che abbiamo nell'ambito di uno dei filoni della strategia nazionale per la parità di genere, ma dentro questo provvedimento di legge che è appena stato approvato, abbiamo introdotto la certificazione per la parità di genere come un elemento strutturale di leva, di incentivo a questo processo anche nel mondo del lavoro. È un atto davvero molto innovativo anche nel contesto internazionale e nel contesto europeo. Nella legge di bilancio abbiamo introdotto un finanziamento strutturale a partire dal 2022 di 52 milioni di euro all'anno che avrà lo scopo di dare una premialità di carattere fiscale, di incentivi a quelle aziende che potranno avere la certificazione per la parità di genere. Sempre nell'ottica di queste leve di incentivi, a partire dalla certificazione, la nostra prospettiva, che è una delle azioni previste dalla strategia, è quella di introdurre anche una modifica nel codice degli appalti, prevedendo una premialità proprio rispetto a questa certificazione. Quindi è chiaro che oggi stiamo disegnando davvero un mondo nuovo degli investimenti, laddove questi investimenti devono rivolgersi a costruire il futuro migliore che vogliamo essere. Una parte di questi li stiamo sperimentando come meccanismo negli appalti pubblici per il PNRR, per i fondi della Next Generation EU, questi elementi di condizionalità e premialità sono stati introdotti. Oggi non c'è ancora una certificazione, non potevamo scrivere una certificazione che stiamo costruendo, ma è evidente che è quello stesso meccanismo che noi poi vogliamo rendere strutturale e definitivo per il Paese. Quindi io vi ringrazio perché l'azione in questo senso che potete e possiamo fare insieme è un'azione che non si ferma alla regolamentazione, alla normazione, ma ha quell'effetto che il legislatore deve saper avere di incentivare, di attivare i processi del futuro. E per attivare i processi del futuro bisogna avere una visione di strategia e dentro una certificazione come la strategia per la parità di genere, c'è questa visione, questa strategia, ma bisogna avere anche la concretezza di attivare il meccanismo con le forze adeguate. Quindi io so che questo è il vostro compito, lo avete svolto così bene in 100 anni, ecco, io credo che sia significativo che si ricomincino i successivi 100 anni con anche un'azione così innovativa come questa può rappresentare per la storia del nostro Paese. Quindi grazie davvero.